Poi faccio vedere che è una cosa stupenda. Oh, mica riesco a pià, oh. Dirà che cos'è, chi è? Belle porchettone ruvide ruspanti, belli di casa che ci seguite sempre, che state sempre con le pasce allenate, allenate la notte, il giorno, mangiate fuori pasto, così tutte le regole sane di una buona alimentazione e seguì l'assaggiatore. Speciale 3 euro. Andiamo? Mo vi faccio vedere, andiamo. È una cosa molto golossa, è una cosa molto ingrassoccia, però regà, quando ti dicono ne valsa la pena, ne vale la pena, mo vi dico. Eccole! Dai, guarda che bel sacchetto! Chi vi dà questi sacchetti di solito al farmacista? No? Ma c'è una cosa ugnosa. Quindi che può essere secondo voi? È la dolciaria di Centocelle. Guarda un po', Joli! Dal 1972, produzione artigianale, e mo vi faccio vedere questo speciale 3 euro come ci hanno accorto, senza telecamera, sempre regà, perché sennò dopo ci riconoscono tutti, anche se non è che passo proprio un osservatissimo. Eccoli, questi sono 3 euro. Questo è un solo prodotto, ragazzi, e costa 2 euro. Poi vi faccio vedere che è. Guarda che roba, eh. Mamma mia, raga. Aspetta, che questa è una sorpresa, è una cosa stupenda. E mo vi faccio vedere se la riesco a pià, perché è veramente difficile prenderla. Oh, mica riesco a pià, oh. Dirà che cos'è, chi è? Becca di sta persica. Guarda che roba. Guarda sta persica, ti è, raga. 2 euro, una pesca bella zuccherosa che scrolla tutto il zucchero da tutte le parti. Guarda, guarda, guarda che roba. Sembra un setascio che sta passando zucchero a velo. Peso c'è, sa. Questa è la pasticceria dolciaria Joli, famosissima a Centocelle, da quello che abbiamo capito, perché c'è un sacco di gente a comprarsi le robe buone, artigianali, fresche, no macchinari industriali, roba che è stata 20 giorni già in giro dentro le buste, no. Roba fresca, buona e soprattutto che si mangia forte. Ma questo ve lo devo dire io, mo. La conferma adesso ve la do io. Perché per trovare le pesche così nella vita, raga, ci vuole culo. Tanto culo ci vuole, vedi? Infatti oggi abbiamo trovato questa bella persicona. Finalmente. Siete pronti? Ti è, spacca sta mela, damu. Ti è. Guarda che roba, queste sono cariche, raga. Queste pesano, eh. Cos'è uno che famo con questo bel peso? Riunimo il peso e se lo mangiamo. Raga, è una cosa dolcissima, guarda, zuccherosissima, però la cosa buona è che è ben bagnata la pasta, come le bagne che si fanno nei babà. In questo caso c'è al kermes, c'è questo colore qua, quindi al kermes è acqua, magari che allungato rimane morbida, soffice, ma soprattutto, raga, rimane proprio buona. E fidatevi che è proprio buona. È una goduria, è una goduria. Poi io non so goloso per niente, no? Guarda che panzerotto di crema, ti è beccata sta pesca. Raga, a livello alcolico dell'alkermes è giusto, non è una cosa stomachevole, quindi è stata fatta veramente una bella bagna. Ma poi, la crema c'è sta, eh. Mica so quelle peschette che comprate al supermercato al discount che c'hanno una cagata di crema dentro che secca pure da mese e mezzo, che quando le vedi dici ammazza, oh, belle ste pesche, e quelle ti rispondono belle in cazzo, da un anno che stiamo qua. L'impasto, guardatelo voi, raga. Quando si sente che è fresca, il sapore è totalmente diverso dalle cose che è andata a mangiare la mattina ai bar. Le ciambelle, le bombe ormai purtroppo sono tutte cornetterie che hanno 7, 8, 9, 10 ore di cottura anticipata e poi riforni i bar. Quindi quando tu la prendi alle 7 di mattina già c'ha 7, 8 ore, però rimane morbida, ma alle 9 e 10 diventa un sercio. Questa, regà, è di una morbidezza che è proprio un burro. Se li puoi fa, yeah. Quindi io, regà, vi consiglio veramente sta dolciaria Joli qua a Centocelle, perché, regà, fate un figurone. Io oggi con 3 euro sono andato gallissimo. Oggi carichiamo zuccheri, grassi e carboidrati. Una crema freschissima, regà. E oltretutto, mo che mi sono finito quell'anima di pesca, regà, perché me la sono proprio mannata giù. Hai sei pentine, quelle piccole, che manco da accorgere, tipo le frische, no? Che te vanno giù da sole. Ecco, è nata a modo di quella, un po' che proprio, per farvi capire. Nei 3 euro era compresa anche questa. Che belle, raga, guarda la doratura. La doratura della ciambella. Il colore vuol dire che è stata fritta veramente con un olio strapulito. L'odore buono della ciambella fatta veramente...
dove deve essere fatta, cioè fatta e consumata, no fatta che deve aspettare sempre 15 ore, anche perché rimane molto 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 morbida, ragazzi, si spacca da sola. Mangiamo se una ciambella. È un altro sapore, regà, guarda che robetta, ma senti che sapore. Io intanto, mentre ne finisco da mangiare sta ciambella, vi ricordo sempre da seguirmi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Mi raccomando, perché se mi date retta a me, i centri dimagranti e tutta la gente che vi dice un sacco di cazzate, cambiate canale e skippate. Dai retta all'assaggiatore che si mangia forte tutte le ore. Ciao belli! Come le bagne che si fanno... Cacci tua! E questo, aspetta che mo lo devo trovare perché mo me lo so perso, vedi Ho messo un sacco e mo l'ho perso. Io lo sapevo, eccolo qua. Che belle che sono queste pasticcerie, raga, artigiane, proprio dove l'artigianato, purtroppo per le tempistiche. Dopo una magnata, una bevuta, una sciacquata è bella che è dovuta. Mo famo il caramello, famo come sciacquare attrezzi dopo il lavoro, raga, visto quelli mettono i pennelli a mollo. E io ci metto le spatole a mollo, tiè. Abituati con quelli de. Oh.